Emilia-Romagna, siamo collegati con il presidente Bonaccini e in Emilia-Romagna le cose non vanno tanto bene. Andiamo a vedere un momento il cartello, la grafica che riguarda il numero di contagi in Emilia-Romagna e vediamo che i malati, cioè mentre a livello nazionale il numero, la crescita è inferiore al 10% del totale, qui se vedo bene è superiore, insomma. Oggi sono stati quasi 600 contagi in più rispetto a ieri. Ieri erano poco più della metà. E lo stesso i morti stanno crescendo e diciamo che i guariti insomma, crescono, ma non quanto si vorrebbe. Qual è la situazione, Presidente? No, in realtà negli ultimi giorni la crescita è stata percentualmente più o meno quasi sempre la stessa, cioè tra un 13 e un 15%, quando abbiamo avuto nella settimana scorsa e quella precedente aumenti anche più alti. Siamo la regione più colpita dopo la Lombardia, peraltro a causa del ceppo lodigiano. Lei sa che la più colpita è la provincia piacentina, e poi a seguire quella di Parma, che è appena dopo Piacenza. E poi quella riminese, nella quale però è partito anche lì da contagi che erano stati effettuati con persone che erano venute in contatto con abitanti della zona lodigiana, che è separata la vecchia zona rossa da pochi chilometri dal Piacentino. Stiamo lavorando alacremente. Anch'io voglio dare un abbraccio e un ringraziamento alla straordinaria sanità di questa regione, per gran parte sanità pubblica, a proposito di quelli che vorrebbero per gran parte privatizzarla. Credo che quando terminerà questa drammatica situazione, che ci auguriamo il prima possibile, un bel dibattito pubblico in questo paese sul tema della sanità per tutti vada assolutamente fatto. Noi abbiamo preparato un piano molto importante. Lei pensi che stiamo triplicando i posti letto per terapia intensiva e i posti per acuti? Arriveremo a breve ad avere fino a oltre 520 posti letto di terapia intensiva e oltre 3.000 posti per acuti. In più, un accordo fatto con la sanità privata, con la quale in ogni caso c'è anche qui un ottimo rapporto, porterà, secondo me, tra i 50 e gli altri 100 posti letto anche di terapia intensiva. Oggi siamo attorno a un 40% di occupazione di posti di terapia intensiva, nonostante, come le dicevo, siamo la seconda regione, si sta lavorando molto d'intesa con gli enti locali, siamo stati tra i primi a prendere provvedimenti molto restrittivi. Domani, ad esempio, con i sindaci di una parte del Riminese e quelli piacentini, credo che prenderemo alcuni provvedimenti ulteriormente restrittivi, così come non l'avete citato, ma io pochi giorni fa ho firmato un'ordinanza per fare una zona rossa in una porzione del comune di Medicina per un totale di poco più di 10.000 abitanti, perché proprio lì si era insediata casi e mortalità molto alta, ha colpito un centro sociale per anziani e voglio dire e ringraziare sia il sindaco che si è preso la responsabilità con me di quella decisione insieme al prefetto ed intesa con le autorità nazionali e tutta la popolazione di Medicina, che per noi non è certo di serie B, alla quale staremo vicino, ma perché vogliamo contenere il rischio che si estenda verso la città metropolitana di Bologna, che fa complessivamente più di 1 milione di abitanti. Però stiamo lavorando. Io credo, se mi permette Vespa, che bisogna dire ai cittadini di comportarsi come suggeriscono le autorità mediche e sanitarie e le istituzioni. Questa è una raccomandazione generale. Senta, Presidente, voi avete annunciato, diciamo seguendo l'orientamento anche del Veneto e di altre regioni, una campagna massiccia di tamponi. Tra l'altro state sperimentando dei tamponi proprio fast food, nel senso addirittura fatti in automobile. Uno si ferma, 5 minuti si ferma e senza scendere dall'automobile c'è un signore che mette l'attrezzo in bocca e nel naso e quindi preleva il necessario per vedere se è positivo o no. Ma questa è diciamo, una sperimentazione validata? No, in realtà questo noi non lo stiamo facendo. Noi Prego. partiamo entro pochissimi giorni, come ho detto ieri, andare a fare i tamponi in primo luogo verso tutto il personale sanitario.
perché abbiamo il dovere di sapere chi eventualmente sia positivo, sintomatico, ma io dico anche asintomatico per evitare che possa contagiare altri, soprattutto in quella parte che è quella che abbiamo detto e diciamo ogni giorno dobbiamo ringraziare infinitamente, ma che più di così non può fare e quindi che dobbiamo in primo luogo e per primi tutelare al massimo se vogliamo avere la funzionalità al massimo dei nostri ospedali, delle strutture sanitarie. Noi ci siamo attenuti qua, anche qui, chi dice che farà a tappeto tutta la popolazione di milioni di persone dice una cosa che non sarà possibile fare se non in tempi che sarebbero lunghissimi. Bisogna decidere chi andare per primi a testare. Noi faremo una campagna certo di massa perché solo gli operatori sanitari sono decine di migliaia e poi pensiamo a quei luoghi dove si lavora e dove vi è assembramento, seppur che deve essere, come dire, garantito dalle norme di legge, altrimenti i luoghi di lavoro dove non è garantita la sicurezza, io sono per dire che vanno assolutamente chiusi. Noi andremo a fare questa campagna perché poi anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non che ha detto che serve una campionatura di massa, questo non l'ha mai detto, però ha detto che sul personale sanitario forse sarebbe utile intervenire. E come dire, ogni volta noi ci siamo attenuti alle indicazioni della comunità medica e scientifica. Vede, io vedo, per fortuna non nelle sue trasmissioni, ma in troppe trasmissioni mi viene raccontato che parla di questi argomenti gente che non ha mai aperto un libro di scienza o di medicina. Ecco, è bene fidarsi delle persone che ci hanno speso una vita, come dire, e si sono formate su esperienze di questo tipo e soprattutto che torni di moda la parola competenza. E quindi ci siamo attenuti a quelle che erano indicazioni delle autorità sanitarie nazionali e internazionali, ma adesso credo, anche visto quello che è stato detto, che sia giusto andare a intervenire per cercare di andare a individuare sempre più possibile le persone come realmente stanno, perché noi questa battaglia la vogliamo e la dobbiamo vincere. Non è ancora vinta, ma serve vincerla davvero. E però, ripeto, me lo faccio ridire, serve che ognuno di noi rinunci a qualche libertà per sorridere domani, anche se fa qualche sacrificio oggi. Ci sono, l'avete fatto vedere, ancora troppi comportamenti in giro per il paese irresponsabili. E io credo, lo dico al governo, che serve qualche altra misura restrittiva, perché noi per esempio, non possiamo correre il rischio qualche irresponsabile persona, di proseguire troppo. Presidente, lei è una persona pragmatica. Quale misura restrittiva? E le chiedo anche se a suo giudizio bisognerà prolungare la chiusura dei bar, dei ristoranti, insomma, di questa abitudine, oltre il 25 di marzo e la chiusura delle scuole oltre il 3 di aprile. Qual è il suo parere? Guardi, io sono stato il primo presidente di regione che prima che il governo decidesse aveva già deciso che nel weekend successivo si chiudevano tutti i bar e i ristoranti di questa regione. Allora, io anche qui dobbiamo deciderlo insieme, ci mancherebbe, o mi appello a chi deve prendersi responsabilità certamente importanti e per nulla banali. Però io penso che fino a che avremo una curva ascendente, come sta ancora accadendo e come ha spiegato il ministro Speranza, i prossimi giorni, le prossime settimane saranno le più dure, perché gli effetti del contenimento con i provvedimenti importanti che finalmente per tutto il paese sono stati presi in questi giorni, se ne avranno gli effetti non domattina, ma fra un po' di tempo, seppur speriamo il prima possibile. Quindi io penso ad esempio che coloro che vanno a fare passeggiate, a correre, a fare sport o meno, bisogna che ci vadano solo se ne hanno necessità estrema, altrimenti noi rischiamo di avere troppi assembramenti in luoghi dove anche in buona fede qualcuno non si rende conto che rischia di poter infettare qualcun altro e ovviamente oltre che per la propria salute. Dall'altra parte io penso che le scuole vanno riaperte solo nel caso ci possa essere massima sicurezza. Non sarà un mese in più e in meno che fa la differenza, o meglio la deve fare per tutelare la salute dei nostri bambini, dei lavoratori della scuola, eccetera. Quindi io penso che si debba avere molta cautela a fare annunci. Vorrei dalla classe politica che la smettesse di litigare. Vedo che sta succedendo sempre meno, ma io credo che sia irresponsabile oggi dividersi su base geografica e peggio ancora politica, e vorrei che si parlasse meno e si facessero fatti. Ecco, questo chiedo alle classi di questo paese. Grazie Presidente Bonaccini, grazie davvero e buon lavoro.